Benvenuti su Grandi Raghi Tagliato a Fette, mondiale al via ed ora tocca ai nostri azzurri scendere in campo per un grande classico, Italia-Inghilterra. Gli inglesi scendono in campo con bacon, del Grandi Raghi grattugiato, del burro tradizionale fuso Biraghi, delle patate. E noi contrattacchiamo con la nostra migliore punta il Grandi Raghi tagliato a fette. E parte l'Inghilterra con il bacon. Andiamo a prendere il nostro bacon, accendiamo una padella antiaderente e facciamo rendere il bacon croccante in modo che rilasci un po' i suoi grassi, quindi lo facciamo sudare visto che siamo in campo e fino a quando risulta ben ben croccante. Lo giriamo spesso in modo da renderlo croccante da entrambi i lati e quando è anche lì di vostro gradimento ci fermiamo e lo lasciamo da parte un attimo. Dal bacon il gioco passa alle patate, classica preparazione inglese, la baked potato, che noi chiaramente dobbiamo rivisitare perché ne venga fuori il nostro gioco vincente. Prendiamo delle patate che ho fatto cuocere al vapore e spelato dopo averle cotte, andiamo a tagliarla a metà. Con un coltello andiamo a creare delle fessure all'interno della patata senza arrivare giù fino in fondo, proprio come se fossero quasi delle cerniere. Dobbiamo andare a inserire poi degli ingredienti, quindi mantenete la patata intera ma create tante piccole fessure. Fin qua siamo stati a studiare l'avversario, ora è arrivato il momento di fare il nostro gioco. Quindi ci prendiamo una bella teglia, prendiamo le patate e andiamo ad adagiarle nella teglia. Entriamo in tackle scivolato con del burro fuso che male non fa in questi casi. Andiamo a dare una bella spennellata sulle nostre patate e continuiamo il nostro gioco con una bella spolverata di grattugiato Grandi Raghi. Inforniamo i nostri avversari a 200-250 gradi finché vediamo che sono ben cotti e gratinati, dopodiché chiuderemo la nostra azione con il tocco di classe finale. Mentre le nostre patate stanno gratinando in forno, facciamo scaldare i Grandi Raghi tagliato a fette per l'azione finale. Prendiamo delle fette di Grandi Raghi e andiamo a tagliarle a triangolini. Diciamo che ne ricaviamo 3 da ogni fetta più o meno. Le nostre patate a questo punto sono pronte, le tiriamo fuori. E a questo punto trasferiamo le patate sul tagliere. Noi andiamo a riprendere, vi ricordate dove abbiamo fatto le nostre fessure? Le andiamo a riprendere leggermente perché chiaramente avendole passate con il burro e il grattugiato Grandi Raghi hanno creato una crosticina esterna. Oramai stiamo facendo del nostro avversario quello che vogliamo. A questo punto andiamo a prenderci il bacon, ci procuriamo un piatto da portata. Appoggiamo le patate nel piatto, andiamo a inserire nelle nostre fessure il bacon. Una volta che abbiamo inserito il bacon dentro le nostre fessure, andiamo a inserire tra le linee, proprio come si fa nel gioco del calcio quando bisogna contrattaccare, le nostre fette di Grandi Raghi. Un pizzico di pepe. L'Inghilterra è servita. Per la prima partita dei nostri azzurri abbiamo preparato le patate alla Wembley. Mi raccomando, fatevi valere in campo e facciamo gli effetti.